Benvenuti o bentornati su questo canale. Oggi Mary racconterà una sua esperienza piuttosto particolare, che forse in qualche modo potrebbe urtare la sensibilità di qualcuno. Se è il vostro caso, vi invito a non guardare questo video. Mary ha deciso di condividere questa sua esperienza soltanto perché ritiene che possa essere utile a qualcun altro. Inoltre, ricordo a tutti che oltre me in questo canale ci sono due moderatori che hanno pieno potere e che elimineranno immediatamente contenuti offensivi o inappropriati. Detto ciò, io ringrazio Mary e auguro una buona visione a tutti. Salve a tutti, la mia storia comincia nel 2009. Stavo vivendo un periodo familiare complicato, ero molto turbata e triste e non era certo un buon momento. Ora so che c'è qualcuno che è il nemico delle anime nostre, che approfitta di questi momenti di massima debolezza fisica e spirituale per annientarci completamente. Premetto che sono nata in una famiglia cattolica e conoscevo di Dio solo quello che insegnano al catechismo. Andavo in chiesa la domenica, ma era per me solo un rito, un'abitudine, una tradizione che mi faceva sentire a posto con la coscienza, un dovere da assolvere e niente di più. Non sapevo cosa fosse avere una relazione con Dio e non lo conoscevo affatto. Non avevo mai letto la Bibbia e conoscevo qualche preghiera fatta a memoria. Durante quel periodo di cui ho parlato, mi succedevano cose molto strane. Di giorno sentivo sempre un odore cattivo che altri non sentivano e di notte ero tormentata da uno spirito maligno. Ora, chiamiamolo come vogliamo, presenza, spirito maligno, demone, non saprei. Fatto sta che tutte le notti, mentre io ero in uno stato di sogno lucido, in una sorta di dormiveglia, dove però potevo sentire il dolore ed altre sensazioni, lui mi soffocava, togliendomi il respiro, mi terrorizzava con la sua presenza e anche se non lo vedevo, sentivo ringhiarlo e sentivo il suo rantolo sul mio collo. Ero esausta perché non dormivo da tempo, non riuscivo a concentrarmi al lavoro ed ero eccessivamente nervosa. Avevo paura però di confidarmi perché all'epoca mio figlio aveva circa 2 anni e non volevo che fossi presa per pazza perché era in corso anche una causa di separazione con il mio ex marito. Quando però non ne ho potuto più, ho deciso di parlarne con un prete. Ora magari non saranno tutti uguali, ma a me sono capitati i peggiori mai possibile. Il primo a cui mi sono rivolta, quando gli ho confessato che ero tormentata da uno spirito maligno, mi ha riso in faccia e mi ha detto che litigavo di giorno e di notte facevo brutti sogni perché ero nervosa, mandandomi via con una pacca sulla spalla. Non contenta e soprattutto non sapendo a chi altri rivolgermi, sono andata da un altro prete. Quest'ultimo mi ha consigliato di andare da un carismatico che faceva uso di un pendolo a forma di croce e se la croce si muoveva in mia presenza significava che c'era qualcosa, ma differiva se si muoveva a destra o a sinistra. Sinceramente mi sembrò una cosa ridicola, non mi risuonava e non gli diedi retta. Andai da un terzo prete, il quale sembrò più serio sull'argomento. Mi rincuorò dicendomi che lui aveva la soluzione. Questo mi fece sentire bene e pensai, finalmente ho risolto. La sua soluzione era una preghiera molto diffusa tra i cattolici, che è l'Ave Maria, perché a detta sua il demonio dinanzi a questo nome sarebbe dovuto fuggire, ahimè. Da premettere che io da cattolica, in quel momento che avevo di sconforto, ogni sera avevo pregato e scomodato tutti i santi del calendario, senza sortire nessunissimo effetto. Comunque quella sera, prima di addormentarmi, recitai la preghiera come consigliato dal prete. Non successe niente,
I tormenti continuarono come ogni notte. La presenza puzzolente di quello spirito maligno era in camera ed io ero terrorizzata come sempre. Il giorno seguente riandai dallo stesso prete a raccontare l'accaduto e lui, di tutta risposta, invece di incoraggiarmi, mi sgridò, mi diede della donna di poca fede. Mi disse che era colpa mia perché l'Ave Maria non è un rituale magico e sicuramente io non l'avevo recitata con la fede necessaria e me ne mandò. Non vi dico lo scoraggiamento, lo sconforto, ero a pezzi. In ogni caso, visto che non sapevo cosa fosse avere fede, di sera recitai la preghiera con tanta enfasi, credendo fosse quello che era mancato la sera prima, e mi concentravo mentre recitavo a memoria quel mantra, quella preghiera come fosse una poesia, più volte, parole su parole. Quella fu la sera più brutta, ma anche la sera decisiva, dove cambiò la mia intera vita. Ebbene, di notte lo spirito immondo, mentre ero assorta nel recitare tale preghiera, non solo non fuggì, non solo non ebbe né timore né nessun altro tipo di reazione, ma per assurdo cominciò a recitare la preghiera insieme a me, pronunciando quel nome senza problemi, con una voce che era come tante unghie su una lavagna, fastidiosa, assordante, tremenda. Rideva di me con un ghigno malefico. Allora io in quel momento mi sono vista persa, spacciata, mi sono detta niente mi può aiutare, io sono stanca di lottare, non ho più forze, accada di me quel che deve accadere, io mi arrendo. Io mi arrendo, era esattamente quello che Dio stava aspettando da me. La mia resa totale dagli inutili tentativi di una tradizione religiosa dove non c'è potenza e il dover contare esclusivamente sull'intervento dell'Onnipotente Dio, come se stesse dicendomi: hai finito di provare con i rimedi che uomini che non mi conoscono affatto ti hanno consigliato? Ok, ora posso fare io. Dio dice infatti: io non darò la mia gloria a nessun altro. In Isaia capitolo 42, versetto 8, il Signore dice: questo è il mio nome e non cederò la mia gloria ad altri né il mio onore agli idoli. In quel momento, da che ero esanime, senza speranze, mi sentii rinascere. Una forza soprannaturale cresceva in me. Mi sentivo un leone nel corpo e soprattutto nello spirito. Mi ritrovai in ginocchio sul pavimento ad invocare per 3 volte il sangue di Gesù. Sangue di Gesù, sangue di Gesù, sangue di Gesù. Ma mentre pronunciavo questa invocazione, che non avevo mai sentito, né nessun altro mi aveva detto fino ad allora, ma che veniva direttamente dallo Spirito Santo, provai una tale fiducia, una tale certezza ed una tale forza che avrei potuto cacciare l'intero inferno pieno di diavoli in quel momento. Ero stata riempita di Spirito Santo, della sua divina potenza e finalmente capii cosa volesse dire avere fede. Non capii subito tutto quello che mi era successo, ovviamente, ma col tempo e con lo studio. Ma so che mi addormentai quella sera leggera e tranquilla, serena, come tra le braccia di una madre, e ho dormito come non facevo da mesi. Avevo sperimentato, senza saperlo, la gloria e la potenza di Dio. Avevo ricevuto il suo aiuto soprannaturale e avrei capito in seguito il perché c'è tanta potenza in quella invocazione. Perché Gesù, morendo sulla croce e versando il suo sangue, aveva sconfitto il male, distrutto la morte e portato la salvezza nel mondo per chiunque avesse creduto nel suo eterno ed universale sacrificio. Aveva sconfitto Satana e nessun altro avrebbe potuto scacciarlo. E questo l'ho sperimentato personalmente e per questo lo posso testimoniare.
Dopo quella notte ho voluto capire il senso di quello che mi era successo. Ho cominciato a chiedere a Dio l'intelligenza per poter capire e la sua guida. Così ho cominciato a leggere le sacre scritture e lì, piano piano, ho trovato le risposte a tutte le mie domande. Io non so perché mi è capitato questo, forse perché da giovane ho aperto porte che hanno fatto entrare presenze malefiche, che hanno aspettato il momento giusto per potermi attaccare. Ma una cosa so, che come dice la parola, non c'è nome sulla terra, nei cieli e in nessun altro luogo più eccelso del nome di Gesù. In Atti, al capitolo 4, al versetto 12, la parola dice: in nessun altro c'è salvezza, non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Io non smetterò mai di ringraziarlo. Oggi sono una cristiana che conosce ogni giorno di più il Padre attraverso la lettura della Bibbia, attraverso la preghiera e attraverso la relazione intima con Lui. Grazie a Gesù, per mezzo del quale abbiamo avuto perdono dei peccati, salvezza e vita eterna. E sono felice ed onorata di poter testimoniare per la sua gloria. Questa è la mia personale esperienza e spero che non turbi nessuno, ma che anzi possa esortare ed incoraggiare ed aiutare qualcuno che in questo momento ne ha bisogno. Con affetto, Mary.